Siamo Taranto, l'associazione che svolge un'azione preziosa di volontariato nel rimuovere i vari rifiuti di ogni tipo, supportando l'azione istituzionale di Chima Ambiente AMIU, e oggi a Tramontone. E mentre vedevo i volontari di tutte le età, uomini e donne, intenti a lavorare, a rimuovere di tutto e di più, mi ha molto ma molto colpito favorevolmente una riflessione amara ma giusta, veritiera, che faceva qui l'amico, e diceva: se l'uomo si assentasse, no, per un paio di centinaia d'anni dalla terra, io credo che la natura si riprenderebbe, diciamo, la sua natura, se possiamo dire, no? Certo, perché noi deturpiamo il territorio e poi la natura si vendica, ma non è che si vendica, siamo noi a distruggerla. Sì, perché l'animale non lo fa questo, si mantiene pulito, l'animale fa le cose per bene, siamo noi che accumuliamo, gettiamo, facciamo, deturpiamo, facciamo tutte queste cose qua. Quindi dobbiamo assentarci per un poco noi. Poi soprattutto considerando che questa è una zona bellissima, noi dovremmo vivere di turismo, dovremmo sfruttare le risorse e non essere immersi, no, nei rifiuti. Certo, ma chissà perché succede questo comunque. È bello veramente stare qua, a parte quello che sta facciamo. Sta bene al fresco, sì, scogli, fresco, mare. Ma poi ci sono gli scogli, ci stanno le spiaggette, il mare, ecco, guardiamo che bel mare, adesso vediamo qui. Vediamo, ecco, si avvicina il tramonto e vedete. Bellissimo proprio. Ed è ancora più. Vedere quest'altra qua è un degrado proprio, veramente, che l'uomo. Non lo so, cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire queste cose qua? Che siete bravi davvero! No, vabbè, a parte, no, non c'entra sto fatto qua di essere bravi. È vedere un ambiente così deturpato, no? Ma gratuitamente. Molto rifletto. Gratuitamente. Motivatamente. Ecco, sì. Quando, a proposito, per esempio, no, l'ha laudato sì, parla dell'ecologia, dell'ecologia interiore. No? Quindi se non c'è un'ecologia interiore, chiaramente poi non ci può essere un esteriore. Chi la insegna all'essere umano questo? Le parole, le chiacchiere, non lo so.